Un'indagine durata 2 anni, denominata Operazione Gate, ha permesso di smantellare ben 3 bande di spacciatori di hashish e cocaina, composte da cittadini prevalentemente di origine marocchina, droga destinata alle piazze di spaccio della Versilia e della provincia di Lucca. L'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia. La squadra mobile di Lucca ha arrestato 5 cittadini marocchini, mentre altri 5 sono al momento ricercati. Un'attività investigativa anche sotto copertura che, grazie soprattutto all'ausilio di telecamere nascoste piazzate nelle pinete della Versilia, è riuscita a risalire ai vertici dei sodalizi criminali. Un'indagine lunga e scrupolosa che dall'ottobre 2013 ha permesso di arrestare altre 24 persone in occasione dei sequestri di sostanze stupefacenti. Complessivamente 300 kg di droga sequestrati anche in altre province italiane come Milano, Genova e Massa. Sì, è una bella indagine che io ho trovato e che ho incoraggiato con altrettanta passione del dottor Virgilio Russo. Un'indagine che è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, che è stata incoraggiata dal Servizio Centrale Operativo, dallo SCO, da cui dipende funzionalmente il mio ufficio. Sono state scompaginate ben 3 associazioni, sono stati scalati i vertici di questa associazione. Siamo arrivati a individuare i canali di approvvigionamento tra Milano, Torino e in ultimo il sequestro più grosso dei 160 kg d'hashish a Massa provenienti dalla Spagna. Sì, grandi soddisfazioni e un grazie ai miei uomini per la dedizione e l'impegno che hanno messo in questa attività. Una vera e propria struttura criminale che si approvvigionava da fornitori stranieri, in particolare spagnoli, e che utilizzava, cambiandole con molta frequenza, centinaia di schede telefoniche intestate ad alcuni cittadini cinesi. Pusher senza scrupoli, pronti ad aggredire gli agenti con grossi bastoni, che interpellavano addirittura gli stregoni dei loro villaggi di origine e invocavano i diavoli per tenere lontana la polizia.